Ben ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Tanti come sempre i temi della puntata di oggi. Parleremo di PNRR, il grande fondo con cui il governo intende gestire 220 miliardi di investimenti per rilanciare l'economia del nostro paese dopo la pandemia. E in questo ambito un ruolo fondamentale lo giocheranno gli enti locali. Per questo motivo Regione Lombardia ha organizzato un'iniziativa, un momento di confronto con i comuni per capire come facilitare la messa a terra dei progetti. Noi eravamo presenti e abbiamo cercato di fare il punto della situazione. Nastro adesivo, forbici e soprattutto niente curve. A Palazzo Pirelli tornano le figure geometriche di No Curves, uno dei più importanti rappresentanti della corrente artistica della Tape Art. A raccontarci le figure geometriche e la grande immaginazione è la nostra Benedetta Maffioli. Ogni notte un autobus parte dalla stazione centrale carico di cibo, coperte e vestiti di seconda mano. A bordo ci sono le giubbe rosse e i berretti blu dei City Angels che ogni notte vanno a presidiare una zona della città portando un po' di conforto e beni di prima necessità a chi ne ha più bisogno. Noi siamo saliti a bordo di questo autobus degli angeli. L'ultima impennata di contagi dovuti all'imperversare della variante Omicron ha causato profondi disagi a diversi servizi del nostro paese e della nostra città. Tra questi anche le donazioni di sangue hanno subito una pesante contrazione con le preoccupanti conseguenze che si possono ben immaginare. La nostra Giusy Chiricò ha raccolto l'appello di Avis Lombardia. L'aumento dei contagi da Covid-19 per via della rapida diffusione della variante Omicron sta causando disagi anche a livello trasfusionale. Alcune zone del paese infatti segnalano un calo delle donazioni di sangue a seguito dell'incremento dei casi positivi e di conseguenza di persone donatori che hanno contratto o che hanno avuto contatti diretti con positivi al virus. Alla luce della carenza di donazioni, Avis Regionale Lombardia invita a una donazione raccolta di sangue il più possibile ordinate. La variante Omicron in questi mesi ha causato veramente grande disagio soprattutto per gli ospedali, le terapie intensive. Ormai abbiamo visto Lombardia quasi tutta contagiata. Questo però ha influito anche per il vostro settore. In che modo? Ha influito sul nostro settore, che è la donazione di sangue gratuita, anonima e non remunerata, in quanto appunto i donatori sono cittadini e in quanto cittadini anche loro sono stati contagiati come tutti gli altri cittadini. Questo li ha portati a chiudersi in quarantena, a chiudersi nelle proprie abitazioni e pertanto la donazione programmata e preventivata che avevano in corso è stata sospesa. Questo ha portato qualche disagio, ma che in realtà noi come associazione stiamo gestendo. Quindi l'idea e la voglia di comunicare che abbiamo ai tanti donatori lombardi di tenere in considerazione sempre la loro disponibilità ad effettuare la donazione e di farlo per tramite delle Avis comunali del loro territorio, in quanto queste sono certamente al corrente delle necessità e delle esigenze dei singoli ospedali territoriali, in modo da evitare quella che è stata già nella precedente curva pandemica la rincorsa esasperata di tutti i donatori alla donazione
situazione, creando degli squilibri dal punto di vista delle quantità di sacche di sangue e di plasma raccolte, quindi rischiando di andare anche in questo caso in esubero di donazioni, in eccesso di donazione. Quindi l'invito che noi facciamo ai tanti donatori è di contattare la propria AVIS comunale o provinciale di riferimento, dove vanno normalmente a fare la donazione, e prenotarsi e chiedere se ce n'è bisogno e se sì di recarsi alla donazione. C'è una stanza nascosta sotto i binari della stazione centrale, difficile individuarla se non si sa dove guardare. L'unico indizio è un piccolo cartellino rosso con una scritta circolare. Attraversare quella soglia significa entrare nella dimensione della solidarietà più pura. Qui si ritrovano tutte le sere i City Angels, la storica associazione di sostegno ai più fragili, senza tetto e senza fissa dimora, che con le loro giubbe rosse e il basco blu calcato in testa pattugliano la città in cerca di chi cerca aiuto. Per farlo è arrivata in aiuto anche ATM, che ha messo a disposizione quello che è subito stato ribattezzato l'autobus degli angeli. Oggi saliamo a bordo con loro. Luna, la caposquadra, Alba, Albatros, Pug, Panther, Heinz, Diana, Cyber, nomi in codice che però non servono a nascondere nulla dell'essenza di chi li porta, perché a bordo dell'autobus, così come tra gli scaffali del magazzino sotto i binari, si sente profumo di famiglia. Caricati cibo, vestiti e coperte, si parte. Una prima tappa in Piazza Argentina, a due passi da Loreto, e poi via, verso Corso Europa, alle spalle del Duomo, dove basta un attimo e si raduna una piccola folla. L'impressione però è che non ci sia una divisione tra chi aiuta e chi viene aiutato. Ci sono piuttosto i nomi e le storie, perché negli anni si è creato un rapporto di fiducia che è sfociato in qualcosa di molto simile all'amicizia. Federico, Ovidio e Roberto non sono dunque solo persone che si affacciano alle porte dell'autobus degli angeli per ricevere un panino, una coperta o un paio di pantaloni, ma sono persone che hanno qualcosa da raccontare, da condividere, e così chi dovrebbe donare e distribuire beni finisce con il ricevere una ricompensa, verrebbe da dire non richiesta, che arricchisce soprattutto lo spirito. Siamo qui in strada per i nostri utenti che ci aspettano ogni sera. Prepariamo il cibo, il vestiario e portiamo tanto sorriso e una parola buona anche per loro che ci aspettano e hanno bisogno anche di questo, non solo di cibo. E facciamo questo servizio qui tutte le sere. Gli utenti sono qui in corso Europa, nella serata del giovedì, altre serate in altri posti, e noi li andiamo a cercare e andiamo al loro incontro e diamo quello che loro serve. Pian piano la folla si disperde, ma chi pattuglia ogni settimana i portici del centro sa che ci sono ancora persone a cui fare visita e che non si sono presentate all'autobus. E così, zaino in spalla e coperte sotto braccio, un gruppo di baschi blu finisce la distribuzione di cibo e indumenti. Presenza silenziosa e discreta, ma di quelle che fanno la differenza.
e che noi tutti possiamo aiutare. Chi ha delle coperte che non usa più, delle scarpe soprattutto, e gli utenti sarebbero felicissimi di poterli indossare. Qualsiasi cosa che non serve, noi l'accettiamo sempre volentieri. Le cose che sono più richieste sono le scarpe, vestiti, biancheria intima, calze, mutande e pantaloni jeans e giubbotti. Angoli acuti, rette, figure geometriche, nastro adesivo e robuste forbici, ma soprattutto no curve. A Palazzo Pirelli arrivano così le opere dell'artista brianzolo No Curves, pseudonimo dietro cui si cela uno dei maggiori rappresentanti a livello internazionale dell'arte del nastro adesivo. La mostra dal titolo Movimento Geometrico ripercorre così gli oltre 15 anni di attività dell'artista, una produzione che spazia dai suoi primi manifesti d'arte urbana e opere murali alle partnership con il mondo del design e della moda, a delle creazioni libere, tutte contraddistinte dai colori fluo dei nastri adesivi e dal tratto deciso. La mostra si chiama Movimento Geometrico perché rappresenta a suo modo quel movimento che normalmente il pubblico non vede, che io parlo tantissimo con le mani, ed è quella sorta di questo movimento invisibile che poi mette tutte le linee e crea la geometria delle mie opere. Quindi c'è sempre questo contrasto tra quello che è che non si vede, di fatto uso anche uno pseudonimo, tra quello che poi è la realtà che voi vedete qua intorno alla mostra, no? Quindi è tutto un mondo che all'apparenza sembra fatto in due superfici bidimensionali e in realtà acquista tutta una sua dinamica 3D in base alla luce o anche alla posizione in cui guardare tutte le opere. L'esposizione, che sarà aperta al pubblico fino al 16 febbraio, è promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con IED Alumni e PPM Industries. All'inaugurazione erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i vicepresidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e l'assessore regionale all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli. Oggi inauguriamo questa nuova mostra, una mostra molto particolare, una mostra moderna tape art che è fatta col nastro adesivo, facciamo grazie al cielo Pirelli, che l'altro si sposa molto bene, insomma, razionalismo con questa arte contemporanea, e invito tutti a vederla perché è veramente particolare. Ci sono alcune rappresentazioni straordinarie, nel senso che molto affascinanti, molto particolari, tutto realizzato ovviamente come prevede tape art con il nastro adesivo. Non si fa che parlare di una montagna di soldi in arrivo, ed è vero. Il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 220 miliardi, rappresenta per l'Italia e per la Lombardia un'occasione forse irripetibile per guardare al futuro con maggiore ottimismo, oltre che per lasciarsi alle spalle il più in fretta possibile gli strascichi, soprattutto economici, ma non solo, della pandemia. Ma per farlo servirà mettere a terra i progetti e incanalare in un'unica direzione gli sforzi delle diverse istituzioni coinvolte, in particolare dei comuni, che sono gli enti più vicini al territorio e ne conoscono i bisogni più urgenti. Per questo il Consiglio regionale e ANCI Lombardia hanno promosso il workshop Fondi europei ai comuni, a che punto siamo? È una straordinaria occasione, evidentemente, non è soltanto il PNRR, ma siamo all'inizio della nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027.
27, ci sono i fondi stanziati con la legge di bilancio, ci sono i fondi che la stessa Regione Lombardia col piano Lombardia ha messo a disposizione per gli interventi nei territori. Adesso si tratta di costruire un metodo ordinato per dare delle indicazioni semplici ai comuni perché possano organizzare le progettazioni, la programmazione delle attività, e si tratta anche di dare assistenza, di accompagnare i comuni sia dal punto di vista della formazione che delle competenze necessarie per costruire programmi credibili, progetti di qualità e accompagnarli poi fino al finanziamento e all'attuazione. È un'impresa, è un lavoro, perché dobbiamo fare tutto questo in tempi anche molto ristretti. Veniamo da una stagione nella quale i comuni hanno pagato un prezzo in termini di perdita di personale, quindi buchi di competenza, abbiamo personale anche in là con l'età. Le nuove norme in materia di personale e di assunzioni consentono di recuperare, però tenere assieme i tempi ristretti dovuti, legati alle scadenze dei bandi del PNRR eccetera, con la necessità di fare bene, è un'impresa importante. Per questo è particolarmente importante che con la Regione e con gli altri livelli istituzionali si concordi un meccanismo di aiuto, di assistenza e di accompagnamento ai comuni. Ecco, in passato spendere i fondi europei in Italia non è sempre stata un'impresa facilissima. Che cosa bisogna fare di diverso rispetto al passato a livello proprio operativo? A livello operativo bisogna imparare le regole europee, far riferimento a processi ai quali non siamo moltissimo abituati anche nei comuni, e soprattutto in una regione come la nostra di 1500 comuni, di cui più di 1000 con meno di 3000 abitanti, è necessario davvero fornire competenze. Noi stiamo lavorando su un'idea di centri di competenza territoriale che assistano i comuni e li accompagnano fornendo le competenze che singoli e piccoli comuni da soli non possono naturalmente avere, non possono essere dotati. Quindi un grande sforzo per fornire competenze che poi ci auguriamo e lavoriamo perché diventa un aiuto strutturale, una crescita strutturale, un irrobustimento complessivo del nostro sistema delle autonomie locali, in modo che anche dopo questa prima fase così concitata possa consentirci di avere una pubblica amministrazione locale rinnovata, più forte, più capace di programmare e di progettare. Il PNR è certamente una grande opportunità, ma è una grande opportunità solo nel momento in cui si riesce a fare un lavoro, a mettersi innanzitutto in discussione, a fare un lavoro di sistema, un lavoro di collaborazione, perché diventi realmente una grande opportunità. Cioè, questa iniziativa che abbiamo avuto fare insieme ad ANCI Lombardia e che guarda soprattutto alle amministrazioni locali ha proprio questa finalità: provare a costruire una task force, un modello di collaborazione che attraverso la formazione dei funzionari pubblici consenta di poter interpretare le varie misure che escono rispetto al PNR. Abbiamo già visto due esempi molto concreti sui primi due avvisi che sono usciti, quelli sulla rigenerazione urbana e quella sulle scuole, e hanno certificato in maniera evidentissima come questa necessità sia reale, perché hanno ovviamente alcune regole, alcune richieste che sono fuori, come dire, dalla normalità del metodo di approccio alle risorse pubbliche che abbiamo sempre avuto. E quindi è quanto mai fondamentale provare a stimolare sia dal basso, con una formazione dal basso, sia cercando di interloquire con chi questi avvisi li fa, per rendere più facile possibile la caduta a terra delle risorse. Una battaglia, quella del PNRR, che non può essere divisiva in nessun modo, ma che deve vedere le forze politiche giocare di sponda tra loro per il bene del Paese e della nostra Regione. Sul PNRR bisogna lavorare tutti assieme per far sì che i fondi vengano spesi al meglio possibile. E questo appuntamento in collaborazione con ANCI è particolarmente significativo, perché i comuni devono essere protagonisti del PNRR. In questa prima fase
fase e c'è stata una operazione di accentramento a Roma per poter spendere subito i fondi a disposizione nel 2021, nella prima parte del 2022, adesso è tempo invece che il territorio diventi protagonista e su questo non c'è colore politico. Ci sono i soldi, bisogna spenderli per il futuro dell'Italia e degli italiani e per far sì che questo paese recuperi il gap che ha dal punto di vista della burocrazia, dal punto di vista dell'innovazione e dal punto di vista dell'attenzione al territorio. Numerose segnalazioni per degrado, violenza e atti illeciti da parte dei residenti di via Uccelli di Nemi dopo tanti anni hanno portato ad una svolta. Il complesso progettato da Renzo Piano, che sognava di farne un laboratorio per il quartiere Ponte Lambro e che non è mai stato terminato, avrà un nuovo volto, una residenza a disposizione degli universitari meneghini. Un'iniziativa che sta portando avanti l'amministrazione comunale di centrosinistra, che aveva promesso una riqualificazione di questo stabile già da diversi anni. Il progetto in realtà poi non è ancora partito, non è più partito, addirittura dall'assessorato alla casa dello scorso mandato che era Rabaiotti, oggi è passato in mano a Maran, l'assessore Maran. Di fatto il progetto però è un progetto che è richiesto e soprattutto gridato da tanti all'interno del quartiere, perché l'abbandono di questo spazio ha creato diversi disagi e soprattutto ancora oggi crea diversi disagi per via dello spaccio, della delinquenza e soprattutto l'abbandono, che chiaramente chiama altro degrado. Questo è un problema che noi solleviamo da tanti anni, speriamo che questo nuovo progetto vada in porto e che ci siano delle risposte concrete nei confronti di questo quartiere, che è purtroppo sempre stato un po' messo ai margini dell'attività amministrativa, essendo un quartiere periferico evidentemente poco appetibile e soprattutto poco interessante per l'amministrazione comunale. Noi vediamo sicuramente di buon grado questo nuovo progetto, questa ripresa di questa attività e speriamo che ci siano appunto dei grandi passi nel più breve tempo possibile. Io ho già chiesto al presidente della commissione casa di portare il progetto anche all'interno del consiglio comunale per spiegare a tutti i consiglieri che cosa prevede questo progetto nel concreto e per darci delle risposte. Attendiamo una risposta anche dal presidente. È un progetto che verrà destinato ai giovani che svilupperanno in queste aree dei co-working, degli spazi comuni per innovazione, soprattutto per la realizzazione di nuove start-up. Sicuramente uno spazio di cui il Comune di Milano ha assolutamente bisogno, soprattutto per incentivare i giovani, quindi sicuramente uno spazio dedicato ai giovani, agli universitari, che qui secondo me troveranno e daranno soprattutto una nuova linfa vitale a questo quartiere. E anche per oggi siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e ricordarvi che per ogni segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazionemilano@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana.